Paint your feet. Pregunta, stile da vivere. Ci troviamo al centro storico di Siderno. Dai nostri pascoli la mozzarella ha un solo nome, Ilma. Dal latte fresco appena munto direttamente sulla tua tavola. Ilma è non solo mozzarella, formaggi di ogni tipo. Ilma è genuinità a portata di bocca. Tutta la bontà del latte fresco nei prodotti Ilma. Caseificio Ilma, Contrada Vasì, Caulonia. Fresco in tutte le stagioni. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Al centro di Siderno trovi Parisi Fashion, il nuovo modo di vestire alla moda e indossare capi delle migliori marche. Alviero Martini, Hermonton Lane, Siviglia, Heritage, Mastai Ferretti, The Seagull, Lucky Lou, Canadian, US Polo, Braccialini, Crizia, Diana Gallesi e molti altri ancora. Per uno shopping glamour che fonde il design con le ultime tendenze, Parisi Fashion, condominio La Galleria, primo piano, sopra BNN. Studio dentistico Dental M di Giovanni Marrapodi. Uno studio d'avanguardia dove vengono eseguite tecniche di implantologia computerizzata assistita con risultati di eccellenza. Protesi fisse e mobili, impianti dentali, implantologia a carico immediato. Perché andare lontano? Qui soddisfiamo ogni tua esigenza con un'equipe medica proveniente direttamente da Messina. Ortodonzia per adulti e bambini. Ortodonzia estetica, igiene orale, odontodiatria conservativa, otturazioni estetiche e intarsi, ed inoltre radiologia panoramica in sede. Questo e tanti altri servizi da Studio Dentistico Dental M, Bosco Sant'Ippolito, Bovalino, strada per Belloro. Studio Dentistico Dental M, per tornare a sorridere. Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet prefinito. Cars, nelle sue sette essenze lignee, prassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrà, ha creato quattro collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica.
Ben ritrovati a tutti, consueto appuntamento con la rassegna stampa di Telemia. Oggi è giovedì 13 di luglio, i quotidiani calabresi che puntualmente troverete in edicole, che siamo pronti ad analizzare attraverso il nostro apparecchio in digitale, la nostra edicola in digitale, con il primo piano ancora l'emergenza incendi che interessa tutta la Calabria, interrotte in queste ultime ore la 107 abitazioni evacuate, ma soprattutto il forte vento della notte alimentato ancora una volta incendi in tutta la Calabria. Faremo il punto e soprattutto ci occuperemo di quelli che sono i fatti più importanti del giorno, turismo, sanità e anche cronaca. Andiamo con ordine, prima pagina per quanto riguarda il quotidiano del sud, l'iniziativa turismo, la solitudine dei sindaci, 7 amministratori a confronto in un forum nella sede del quotidiano. Da più parti invocato un ruolo di programmazione da parte della regione, dalla bellezza dei luoghi alla cultura dell'accoglienza. Vedete qui il forum che si è svolto ieri nella redazione centrale del quotidiano del Sud. Qui c'è anche nella foto Michele Inserra che ha coordinato il tutto. Lo dicevamo qualche istante fa, l'emergenza Calabria in fiamme, interrotta la 107 e abitazioni evacuate, situazione sempre più difficile nella nostra regione. Ingrandiamo il titolo di centropagina: Catanzaro, malata di SLA, maltrattata per anni in clinica, 9 arresti tra cui un medico e 3 infermieri, è riuscita a chiedere aiuto tramite il lettore ottico. E ancora taglio basso, Reggio Calabria non è illegittimo né cesarista, e questo è il virgolettato. Continuano la polemica sul blocco del regolamento sugli alloggi popolari. Il presidente della commissione statuto Martino e Pizzimenti difendono l'assessore Marciano. E poi tiene banco ancora il caso Bergamini, dopo la riassumazione del corpo avvenuta qualche giorno fa, le ferite sono sulla parte sinistra del corpo, prime verità dunque dalla riassumazione del povero Donato Bergamini. Era questa l'ultima notizia per quanto riguardava il quotidiano del Sud, che ritroveremo tra pochissimo ancora nella nostra edicola digitale. Adesso ci occupiamo subito di Gazzetta in questa nostra diretta. Paziente maltrattata, 9 arresti, vedete, domina questa notizia in apertura anche per quanto riguarda Gazzetta. Vicenda shock in Calabria, malata di SLA riesce a contattare la procura di Catanzaro via email, scattano così le indagini. Sotto accusa medici, infermieri e operatori sanitari della clinica di San Vitaliano. Direttamente al taglio basso e al taglio alto il titolo sottotestato sempre per quanto riguarda l'edizione di Gazzetta del Sud di oggi: Cumbertazione, tutti a giudizio, a dominare e la cronaca giudiziaria, 'Ndrangheta, decisione del GUP di Reggio, processo a Palmi dal 4 ottobre. Vedete in questa foto investigatori e inquirenti illustrano il dettaglio dell'operazione. E ancora Reggio, città ostaggio degli incendi e della crisi idrica, qui un focolaio a Reggio, uno dei tanti a dire il vero a Reggio città, ma soprattutto in provincia. Andiamo ad occuparci subito di quelle che sono le notizie di spalla, gli occhielli di Reggio e provincia, ancora la giudiziaria a dominare, alchimia archiviata, la posizione dell'onorevole Galati che appare in questa foto, ecco il deputato Pino Galati. Reggio Calabria, mobilità nell'area dello stretto, avanti tutta. E poi dalla piana a Cittanova, furti continui, disperato l'ex presidente antiracket. E poi dalla Locride, troppo pochi medici per 70 dializzati, situazione sempre più difficile al nosocomio Locrese. Era questa l'ultima notizia per quanto riguardava Gazzetta. Ci occupiamo adesso del nostro portale, tiene banco ancora naturalmente l'emergenza incendi che interessa tutta la Calabria, ma soprattutto la provincia e la Locride. Vedete, incendi, brucia la Locride, decine gli interventi dei vigili del fuoco. E ancora allerta meteo, oggi è la giornata più calda del 2017, rischio incendi sempre più alto. Purtroppo ancora oggi sarà una giornata di grande caldo con temperature che supereranno anche i 40 gradi. Per il Cavolonia Tarantella Festival e la fiera della Badia di Bivongi potrebbero saltare i finanziamenti regionali. E poi ancora a Mantea arrestato il latitante Priolo Giovanni che appare in questa foto. Direttamente in bacheca per gli altri fatti del giorno, San Luca, sequestrati 2 milioni di euro all'imprenditore Francesco Stipo, ritenuto vicino all'Ndrangheta. E poi Catanzaro, malata di
Isla, maltrattata in casa di cura, chiede aiuto sul web. 9 persone finiscono intanto agli arresti domiciliari. Poi l'emergenza incendi con tutti gli aggiornamenti dell'ultima ora, aggiornamenti continuo a dire il vero sul nostro portale. L'unità di crisi attivata dal prefetto continua ad operare. Poi la Guardia Costiera di Roccella Ionica che sequestra 300 kg di pesce senza tracciabilità. Andiamo avanti per la cronaca, lo abbiamo detto, a San Luca sono stati sequestrati 2 milioni di euro all'imprenditore Francesco Stipo, ritenuto vicino all'Andrangheta. Poi lo sport, Serie D, sono 5 le società che non si sono iscritte. Ancora per la cronaca, Catanzaro, la malata di Sla, notizia che tiene banco in tutti i quotidiani calabresi di oggi, maltrattata in casa di cura, chiede aiuto sul web. 9 persone sono finite dunque agli arresti domiciliari. Parte dalla Locride invece il tour estivo di Marco Pio Coniglio ed Eric Locatelli, eccoli in questa foto Marco Pio Coniglio, e poi a Caologna consegnato il nuovo automezzo attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili. Era questa l'ultima notizia del nostro portale, possiamo tranquillamente staccare con quelle che sono le notizie di prima pagina per quanto riguarda la nostra rassegna stampa di oggi, dico la digitale in diretta per quella che è la prima pagina di informazione che stabilmente vi offre Telemia ogni mattina con la nostra diretta. Andiamo subito all'interno di Gazzetta del Sud, le pagine regionali per arrivare direttamente alle pagine Calabria e fare il punto di quella che è la situazione politica, sanitaria e soprattutto per quanto riguarda la cronaca giudiziaria. Vediamo quale apertura riserva Gazzetta del Sud per quanto riguarda i fatti più importanti del giorno. Abbiamo un problema adesso con Gazzetta, non riusciamo ad arrivare alle pagine Calabria, per cui direttamente al quotidiano del Sud. L'interno invece del quotidiano per quanto concerne soprattutto la politica, andiamo ad ingrandire la notizia che appare subito a pagina 4, Di Maio svenduti per 80 euro. Il tema migranti resta ancora al centro del dibattito, il premier Gentiloni al vertice dei Balcani, fatti progressi. Il candidato in pectore del Movimento 5 Stelle parla di alto tradimento dopo l'incontro con Frontex. E poi ancora, vedete, tiene banco il caldo torrido che brucia il centro sud, vedete la notizia di pagina 5, roghi in tutta la Sicilia e turisti evacuati per l'emergenza, complice il vento, il fuoco si propaga da una zona all'altra, dal Parco dell'Appia a San Vito Lo Capo, passando per Puglia, Basilicata e Calabria. Vedete danni provocati dagli incendi per quanto riguarda naturalmente il caldo torrido, ancora caldo anche nelle prossime ore, dicono le previsioni. E poi la scheda, nel 2017 triplicata la vegetazione in fiamme, monitoraggio condotto dal Sistema Europeo di Informazione, tra i fattori decisivi morfologia e clima. Andiamo avanti ancora con l'emergenza incendi, tutta la Calabria è in fiamme, andiamo ad ingrandire questa notizia che viene riportata a pagina 6, notizia che domina all'interno, l'emergenza dunque, regione e prefetture istituiscono le unità di crisi. Oliverio, il governatore calabrese, contatta la protezione civile nazionale. Roghi in tutta la regione, nella Sila Catanzarese, evacuate alcune abitazioni, interrotta la strada statale 107 all'altezza di Rovito. E poi ancora il caso, l'allarme del Parco del Pollino, la riserva naturale sta bruciando da 48 ore con danni gravissimi. I sindaci chiedono una mano al ministro dell'ambiente. Vedete in questa foto Canadair in azione a Civita, e a dire il vero i Canadair sono stati impegnati in diverse zone della Calabria in queste ultime ore. Poi le dichiarazioni, situazione sotto controllo, usati fino a 7 Canadair e 4 elicotteri. Tanzi soddisfatto del funzionamento della macchina dei soccorsi. E ancora Gimigliano brucia, San Marco Argentano anche, il sindacato, il governo non resti fermo, vedete questo virgolettato, l'appello di Luigi Sbarra, segretario generale della FAI CISL, serve, dice, un piano di prevenzione, sorveglianza e valorizzazione forestale.
forestale, ieri Protezione Civile, Vigili del Fuoco impegnati anche in altri comuni della Locride, soprattutto a Mammola, a fianco del sindaco architetto Stefano Rascallà, Protezione Civile impegnata per quasi 24 ore in questo comune, uno dei più colpiti della vallata del Torbido. A Catanzaro, ai domiciliari, un medico, tre infermieri e 5 operatori sanitari, la donna chiese aiuto via mail. Paziente crotonese affetta da SLA, maltrattata per almeno 3 anni e in 9 finiscono tra l'altro agli arresti. Vedete, una paziente affetta da SLA nella clinica San Vitaliano, questa è una foto chiaramente d'archivio. Proseguiamo ancora con il quotidiano, il forum che vi abbiamo anticipato in apertura della nostra rassegna stampa di oggi. I sindaci vogliono strategie comuni, incontro dunque al quotidiano con gli amministratori finalisti nella consultazione sulle spiagge più belle del 2017, dalla qualità dell'offerta turistica alla programmazione, chi gestisce i territori chiama in causa soprattutto la regione. Qui Giuseppe Rodolico, manca professionalità, dice, anche nelle strutture, altri sindaci tra cui il riconfermato Gianluca Callipo dopo le elezioni dell'11 di giugno. Il principio è non puntare sulla quantità dei turisti, dice Callipo, e poi Angelo Aita, oggi non c'è un modello di sviluppo diversificato. E poi Donna Rosa, sindaco Rosanna Mazzia, ancora non c'è chiaro qual è il target per la regione, dice. Altri sindaci presenti al forum, Rocco Dominici, differenziare l'offerta per ogni borgo è necessario. E poi Filippo Castrovillari, c'è una certa distanza tra istituzioni e sindaci. Lasciamo il forum del quotidiano del Sud e adesso ci occupiamo di quelle che sono le pagine Calabria, i temi regionali, prima naturalmente delle notizie della Locride. Politica a dominare, la Santelli sente profumo di vittoria, vedete Iole Santelli, il centrodestra, Forza Italia che si va organizzando in Calabria in vista delle prossime sfide elettorali. La coordinatrice ricompatta gli azzurri mentre il centro-sinistra si spacca. Già 2 candidati per la regione, i fratelli Occhiuto, Mario e Roberto, uno dei due potrebbe essere il candidato a governatore fra 2 anni. Ma al CAV piace di più Mario, ricordiamo Mario Occhiuto, è sindaco di Cosenza, per lui un'affermazione pubblicitaria lo scorso anno, sconfitto in quella circostanza Carlo Guccione. E poi qui Catanzaro, l'impegno di Sergio Abramo non sarà una giunta a termine, vedete il riconfermatissimo sindaco di Catanzaro Sergio Abramo in questa foto, il sindaco punta su new entry e gioco di squadra, ufficializzata tra l'altro la giunta che guiderà Catanzaro per i prossimi 5 anni. Sanità, snobbata la salute dei pazienti, vedete il virgolettato, per i temi che riguardano la sanità calabrese, chiede di avviare subito le assunzioni o il sistema salta. Guccione del Partito Democratico accusa Oliverio di aver scatenato giochi di potere. Proseguiamo ancora il quotidiano del Sud, ci spostiamo adesso a Cosenza, così ricostruiremo Aleppo. Nella sua tesi l'architettura incontra la matematica e l'intelligenza artificiale. Dalla Siria all'Unical, Bashar ha conseguito ieri il dottorato di ricerca. E ancora l'avvertenza calabresi nel mondo, gli ex lavoratori beffati, la regione Calabria non paga le spettanze. Lamezia Terme, revocata dal riesame, l'interdizione dai pubblici uffici per indagato Sacal, Giampaolo Bevilacqua era stato sospeso alla regione. Andiamo ancora avanti sempre con il quotidiano del Sud, riesumato il corpo di Donato Bergamini, il mistero dunque ribaltato sulla morte del giocatore del Cosenza, l'autopsia dell'epoca le collocava dal lato opposto alimentando così il giallo. Prime verità dalla riesumazione, le ferite sono sulla parte sinistra invece del corpo, vedete qui Bergamini sull'asfalto di Roseto Capospulico. Noi andiamo avanti, la pagina di Reggio come al solito, prima dei temi che riguardano la Locride, il caso regolamento alloggi popolari bloccato in commissione, non è illegittimo né cesarista a difendere la marcia no, il presidente commissione statuto Martino e Pizzimenti, entrambi appaiono in questa foto. E poi investimenti veri, la musica classica non è ancora in soffitta, dobbiamo puntare sul talento e sull'arte, l'importanza del fondo unico per
Gabriel, il presidente del Consiglio Irto. Proseguiamo ancora con la pagina di Reggio Lavori Pubblici. Nella città dello Stretto al via i lavori di videosorveglianza. L'annuncio dell'assessore Angela Marcianò interesserà la zona nord. Si concluderanno a dicembre per una spesa complessiva dunque di oltre 1 milione di euro. Aeroporto di Reggio Calabria, l'asta termina senza offerte. Oggi l'incontro intanto in prefettura, attese le posizioni degli enti soci per quanto riguarda l'aeroporto reggino. Congresso metropolitano dei giovani democratici, Katia Tripodo guida dei giovani Dem. Eccola in questa foto la giovane Katia Tripodo che guiderà i giovani democratici. Eccolo in questa foto al congresso. E ancora Confcommercio, una rete a favore delle imprese per il rilancio economico del territorio. Insieme il comune e gli ordini professionali cittadini. Siamo già pronti per dare un'occhiata a quelle che sono le notizie prima della provincia. Subito dopo ci occuperemo come al solito di Locride Piana. Condofuri, nasce il parco a mare, avviata la progettazione per il lungomare. L'idea lanciata dal fisico Rovelli è evitare il cemento. Ed è qui un tratto della costa condofurese in questa bellissima immagine. A Villa San Giovanni gioiscono i residenti, partono infatti i lavori per il restauro della Fontana Vecchia, strade chiuse a lungo in attesa del cantiere. Bova Marina, i comunisti vogliono il confronto. Vediamo questa notizia di politica. Per i militanti del Partito Comunista occorre costruire un dialogo con la sinistra autentica. Dopo il secondo scioglimento per infiltrazioni mafiose in paese è tempo di analisi, riportare il lavoro al centro. Vedete qui una veduta di Bova Marina, ricordiamo comune tra l'altro commissariato. E poi l'emergenza incendi, tutto il Reggino va a fuoco, aerei in azione. Qui si fa il punto di quella che è la situazione emergenziale per quanto riguarda gli incendi che interessano diversi comuni, impegnatissimi vigili del fuoco e un velivolo. E poi ancora vedete le località dove ci sono stati diversi incendi in queste ultime ore, noi lo evidenziamo subito: Reggio Calabria, Mammola, Bagnara, Cittanova, San Lorenzo, Melito Portosalvo, Montebello Ionico, Laganadi, Oppido Mamertina, Canalo e San Procopio. In particolare nel comune di Mammola, località Sant'Overo, nel territorio dell'ente parco d'Aspromonte, sono tuttora operanti un DOS, un direttore operazione e spegnimento dei vigili del fuoco e uno velivolo. Sempre a Mammola, località Crasto, sono presenti una squadra dei vigili fuoco e una dell'azienda Calabria Verde insieme ai volontari della protezione civile. Situazione veramente difficile dunque in diversi comuni, molto colpita comunque Mammola come dicevamo in precedenza. E noi proseguiamo perché ci sono le notizie che riguardano subito la Locride e Sant'Ilario dello Iogno, migranti oltre l'accoglienza. Vedete qui il titolo di apertura, convegno tra operatori del sistema, conclude il sottosegretario la difesa, incontro fra religione. Vedete qui uno dei tanti salvataggi intanto nel Mediterraneo, visto i continui dunque sbarchi di immigrati. Antonimina, Terme, iniziative per il rilancio, offerta presentata a pediatri e medici di base, informativa dettagliata sulla struttura Ardore. Unione Enalcaccia, Angio vicepresidente, congresso elettivo, vedete qui Giuseppe Angio. E ancora Monasterace e Sipario sul campo estivo per diversamente abili, associazione Porto Salvo in prima linea. Avete qui organizzatori e ospiti del campo estivo a Monasterace. A Gerace, vaccinarsi, tavola rotonda di ANAS con esperto amministratore e Faraone. Andiamo ad occuparci della notizia di spalla, sempre per quanto riguarda il quotidiano del Sud, Brancaleone, ordinanza del sindaco per bagnanti e stabilimenti. Proseguiamo, l'unica pagina della Piana, vediamo subito l'apertura. Eccola, sgomento per il dramma di Gianni, l'imprenditore boschivo è morto a causa del taglio dell'arteria femorale. Con cittadini sconvolti per il suo triste destino, niente autopsia oggi, intanto i funerali. E poi Gioia Tauro, lo giacco alla guida della CGIL, succede a Nino Costantino che lascia. Dopo 4 anni la giovane sindacalista eletta con un plebiscito 93% dei voti. A proposito ancora di incendi, vedete Cittanova, fuoco non si ferma, a rischio ettari di montagna. Qui un incendio intanto sullo Zomaro. Come dicevamo, lo giacco alla guida della CGIL. Altre notizie sempre dalla Piana. Gioia Tauro,
Escherichia coli, valori troppo alti, le analisi ARPACA le danno esito sfavorevole, ampiamente superato il tetto limite per quanto riguarda la balneazione a rischio, sia a Gioia Tauro che a Scilla, situazione difficile in queste due località. Sempre a Gioia Tauro, Zagarella chiede l'aiuto di Calabria Verde per dare una ripulita alle strade cittadine, emergenza spazzatura sempre in atto, qui Nicola Zagarella. Di spalla quest'altra notizia per quanto riguarda la Piana, abbiamo detto dell'incendio che in queste ore sta mettendo a dura prova anche il territorio di Cittanova. Chiudiamo con le notizie che riguardano il porto di Gioia Tauro, vedete il futuro nelle mani di Aponte, eccolo in questa foto, vedete Gianluigi Aponte, qui una gru all'opera al porto di Gioia Tauro. Il futuro dunque nelle mani di Aponte, molto dipenderà dai piani dell'armatore, investimenti a certe condizioni. Nel discorso al Ministero delle Infrastrutture indizi sui programmi per lo scalo. E ancora a Cittanova un consiglio aperto sulla BCC, la richiesta di andare oltre Forza Italia e Fratelli d'Italia. Le forze di centrodestra invocano una seduta che coinvolga i soci. Vedete qui la sede della BCC di Cittanova e in questa foto appare Domenico Fonti. E ancora a Cittanova 2, in due anni la quarta volta l'ATRA in azione presso la Edilfer. Danni ai locali e materiale asportato. Non ci sono altre notizie importanti per quanto riguarda la Piana. Occhiata velocissima adesso a quelle che sono le notizie dello sport. Applausi, misteri e trattative, intanto è tempo di raduni, si è radunata la regina che lavora in queste ore, si comincia per la formazione dello stretto, alcuni dei convocati sono da ufficializzare, primo giorno di raduno al Sant'Agata per la formazione regina con 26 calciatori, qui vedete una bella stretta di mano tra il presidente Praticò e il nuovo allenatore Maurizi, dunque la regina di tanti giovani, qui c'è tutto l'organico composto da 26 elementi, altri si aggregheranno nelle prossime ore. L'entusiasmo intanto del presidente Mimmo Praticò. Il Locri batte i primi colpi, arrivano notizie importanti da Locri perché ci sono i primi colpi mercato. Lombardo e Conversi, gli altri obiettivi di mercato, intanto sistemata la difesa con Coluccio e Dascoli, in arrivo c'è pure Tedesco, vedete qui Andrea Coluccio e del Locri in passato per lui, dunque una parentesi sicuramente positiva nel Roccella. Serie D, la Vibonese individua una prima base di partenza, ancora dilettanti, eccellenza e promozione, oggi scade il termine per potersi iscrivere a entrambi i campionati, si resta comunque in attesa, pare che dalle ultime notizie siano tante purtroppo le squadre che non si iscriveranno al prossimo torneo. Ci occupiamo delle altre calabresi sempre all'interno del quotidiano Cosenza, sono pronti 6 colpi e sul nuovo difensore Pascali garantisce l'ex Arrighini, persona favolosa, dice Idda, Caccavallo, Palmiero, Tutino e Liguori verso l'accordo con i rossoblù. E ancora Under, due firme per la Morrone, Serie D Palmese, restano dunque per la Palmese tantissimi dubbi per il futuro, presentate intanto la documentazione al completo e questo è un po' ancora il punto di domanda. Rinunciano 5 squadre, anche il Melfi ha dato forfè al torneo, eccellenza Cotronei preso il bomber, giunge la firma di Antonio Russo Isola, il primo passo è fatto, mercato, tutti vogliono Baby Germinio, ecco il difensore Baby Germinio. Proseguiamo, non ci sono altre notizie per quanto riguarda il quotidiano del Sud, ritorniamo a Gazzetta, vediamo, abbiamo subito le pagine Calabria a nostra disposizione, vediamo l'apertura, il centrodestra compatto punta Oliverio, ecco la notizia per quanto riguarda la politica, siamo nella parte finale della nostra rassegna stampa. Da Catanzaro messaggi politici che vanno oltre i confini cittadini, insediata la nuova giunta comunale, Abramo scelte dice condivide in tempi da record, 4 avvocati e altrettante donne nella squadra del primo cittadino riconfermato. Ci occupiamo adesso ancora di altre notizie, assunzioni in sanità, la regione prova a giocare il jolly, l'ultimatum entro le 15, il direttore generale Fatarella autorizzi immissioni di personale, nuovo capitolo dello scontro in atto con la struttura commissariale per il piano di rientro e poi per la giudiziaria, lo dicevamo qualche
istante fa Alchemia, la DDA assolve l'onorevole Pino Galati. Il GIP di Reggio Calabria ha accolto la richiesta di archiviazione chiesta dalla Procura. Il deputato aveva un alibi di ferro, votava alla Camera nei giorni incriminati. Vedete qui in questa foto appare Pino Galati, in questa storia giudiziaria è stato assistito dagli avvocati Alvaro, Caroleo, Grimaldi e Mazza. E noi proseguiamo perché ci occupiamo ancora del pagine Calabria di Gazzetta del Sud. Vedete la brutta e triste vicenda, paziente paralizzata denuncia via email, dunque 9 arresti. A Catanzaro finiscono agli arresti domiciliari medici e infermieri della clinica San Vitaliano accusati di maltrattamenti. Impedito alla donna di utilizzare il lettore oculare, unico sistema che le consentiva di comunicare. Vedete, gli indagati sono tutti riportati con tanto di nome in questo ampio servizio di Gazzetta. Intanto il procuratore Nicola Gratteri, che appare in questa foto, ha coordinato gli accertamenti di Nisa e Polizia. Qui la clinica, il centro San Vitaliano di Catanzaro, dove operano i 9 finiti ieri agli arresti domiciliari. Gli altri fatti del giorno, nella nostra edicola digitale, 'ndrine appalti truccati, tutti rinviati a giudizio. Definita davanti al GUP di Reggio Calabria l'udienza preliminare dell'indagine Cumbertazione. Il processo a Palmi si svolgerà il prossimo 4 ottobre. Alterate 27 gare indette nei comuni di Gioia Tauro e Rosarno, appaltate da Suap ed Anas. Proseguiamo con quelli che sono ancora le notizie di Gazzetta. Stilo ha ora riabbracciato la sua Madonna del Borgo, scrive Ugo Franco in questo ampio servizio con tanto di foto. Vedete in questa la foto della Madonna del Borgo, l'opera attribuita a Salvo D'Antonio, nipote di Antonello da Messina. Completato dunque il restauro curato dalla sovrintendenza di Cosenza della pala in legno. E ancora nella pagina di Cultura e Spettacoli in Calabria, il cinema fa rotta di nuovo verso sud e approda a Reggio. Chiudiamo con quelle che sono adesso le notizie che riguardano la cronaca di Reggio e tra poco quelle della provincia di Locride. Piana, incendi e acqua che manca. Reggio allo stremo, situazione difficile dunque nella città dello Stretto. La città in queste ore alle prese con gravi emergenze, nuovo guasto intanto nella condotta del calo Pinace, collina di Pentimela a fuoco e a Vito, sgomberate alcune case. Nell'area metropolitana oltre 100 interventi di vigili del fuoco e bruciano anche i rifiuti nella Porta Sfida. Vedete nella morsa asfissiante i roghi e del grado che in queste ore stanno colpendo Reggio e provincia. Diverse zone della città fanno i conti con la grande sete, c'è anche problema per quanto riguarda il prezioso liquido. Cronaca di Reggio ancora, Stretto e mobilità integrata, adesso si inizia davvero a correre. Ieri mattina staff degli assessori di Reggio e Messina e altri partner a confronto, il biglietto unico agli scafo bus potrebbe debuttare già in autunno. E poi lezione alla CGIL, Gregorio Pititto e il nuovo segretario confederale Reggio Locri. Ancora per quanto riguarda l'aeroporto di Reggio Calabria, domani stop alla Sogas, l'arrivo della SACAL avvolto nel mistero. Stamattina intanto riunioni importanti in prefettura con il comitato case popolari, sempre a Reggio, dopo lo strappo della Marciano si tenta di ricucire. Martino, la mia commissione sta esaminando il testo, ma intanto il tempo passa e il regolamento non è operativo. Pizzimenti di Forza Italia attacca. La calura estiva gioca brutti scherzi, dice. Qui vedete le case popolari, il settore dove deve essere ancora riordinato. E noi andiamo ad occuparci della cronaca di Reggio. I De Stefaniani su Santa Caterina, vedete questo virgolettato, processo Gota, siamo alla giudiziaria. Il PM completa l'esame del vicequestore Francesco Giordano. Indice puntato sulla cosca, Franco svolgeva un ruolo di forza. Proseguiamo velocemente su quelle che sono le altre notizie. Ci occupiamo prima di Tirrenica, tra pochissimo ci occuperemo subito naturalmente di Locride. Andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono le notizie adesso della Piana. Palmi, progetto sicomoro, in carcere c'è spazio per la riconciliazione, sarà presentato mercoledì prossimo a Palmi, coinvolti detenute e famiglie delle vittime, storie incredibili. E poi ancora, Raso, dopo l'ennesimo furto, sono moralmente distrutto, il fondatore dell'antiracket di Cittanova, divelti e le inferriate,
con un'escavatrice i ladri sono fuggiti. Vedete qui Rocco Raso, fondatore dell'associazione anti-racket a Cittanova. Viabilità a Taurianova, lavori nelle contrade, buone notizie perché c'è l'annuncio dell'amministrazione comunale di Taurianova. Gli interventi di ripristino erano stati progettati e finanziati nel 2005. E poi la cooperativa Valle del Marro, che in queste ultime ore o giorni era finita nel mirino della criminalità. La cooperativa Valle del Marro non è sola a Polistena, la tappa del festival Libero Cinema in Libera Terra, la massiccia presenza in piazza, un segnale di incoraggiamento. Voltiamo pagina ancora con Gazzetta del Sud, ci soffermiamo ancora quelli che sono i temi pianigiani, barriere filtranti alla foce del Mesima. Siamo a San Ferdinando, iniziati i lavori del progetto sperimentale per quanto riguarda il fiume, la prima tranche di un intervento che prevede anche la riforestazione. Lungo gli argini del corso d'acqua proliferano anche discariche abusive di rifiuti di ogni tipo. Andiamo ad occuparci di Gioia Tauro, proposte per la crisi igienico-sanitaria. Il movimento Città Vivibile scrive alla Regione e al Prefetto. In questa foto vedete emergenza igienico-sanitaria Nicola Zagarella insieme al governatore calabrese Oliverio. Possibile impiegare personale e mezzi dell'azienda per la forestazione nella pulizia delle strade. Assolto invece il sovrintendente Varapodio. Gioia Tauro, anche la Corte d'Appello dà ragione al poliziotto. Non minacciò il test per ritrattare le accuse contro un imputato. E poi a Gioia Tauro lo Giacco, nuovo segretario della CGIL. Convegno a Gioia Tauro, San Giorgia e dintorni a progetti ambiziosi. Cantieri scuola per la salvaguardia del patrimonio culturale. Ritiro gratuito degli ingombranti a Rosarno, un servizio già attivato da Camassa Ambiente. Gli interessati dovranno prenotare da lunedì al venerdì al numero verde. Ordinanza contro i residenti in altri comuni che depositano i rifiuti nei cassonetti. Adesso i temi che riguardano la Ionica, iniziamo da Melito, uffici postali ormai allo stremo, pronti allo sciopero. A Palizzi stop agli abusi sulla spiaggia. Due ordinanze del primo cittadino per vivere meglio il mare in questa fase estiva, regole chiare da rispettare anche per i tanti padroni di cani. Cumuli di rifiuti sulle strade, chiesti interventi invece al sindaco a Montebello, il comitato Sant'Elia Tegani vuole chiarezza, gli attivisti vogliono maggiore coinvolgimento da parte dei cittadini. Vedete in questa foto spazzatura, cumuli di rifiuti sulle strade di Montebello Ioniche, con questo caldo situazione difficile anche per lo sgradito odore. La sezione a Isla fa festa col grande Massimo Mauro, chioro di San Lorenzo, corio di San Lorenzo, dunque a Melito, 5 anni corredati da grandi risultati per andare più avanti. Vedete qui campione Massimo Mauro, il successo oltre il campo di calcio. Massimo Mauro con trascorsi da vero campione sia nel Catanzaro che nella Juventus. A Rogudi domani partirà invece il tour per quanto riguarda, vediamo la notizia, il tour medico dei volontari vagabondi partirà dunque da Rogudi. E noi andiamo a completare con Gazzetta del Sud e ancora in primo piano la sanità, i problemi che vive l'ospedale di Locri. Esplode il caso dialisi, pochi medici e troppi pazienti. Dopo la delibera dell'ASPI che avvia il servizio vacanze 2017, la GUIL FPL denuncia la carenza del personale e i carichi di lavoro. Non è la prima volta che arriva questa puntuale denuncia. Adesso esplode di nuovo il caso dialisi. L'ASPI 5 non può trascurare nefrologia, lo sostiene l'Associazione Nazionale Emodializzati, qui il segretario regionale dell'ANED Antonio Montuoro. Avanti con le altre news, mare pulito, depurazione, qual è il progetto per l'intera Locride? E questo è il punto di domanda. A Siderno, divieto di conferire rifiuti organici in contrada San Leo, cattivo odore, insopportabile. Dunque a Siderno, vedete qui l'impianto, sito in contrada San Leo. Per quanto riguarda la news riportata da Risse De Bava, il drastico provvedimento è stato firmato dal sindaco della città Pietro Fuda. Roccella, i liceali inaugurano invece la biblioteca Scolè. A Roccella ancora ritirate le patenti, a sette ubriachi alla guida, controlli dei carabinieri intanto nella Locride. Gestione più efficiente del processo civile, l'intesa riguarda gli uffici giudiziari di Locri. È stato sottoscritto un protocollo tra giudici e ordine degli avvocati, evidenziate regole di buona condotta che favoriranno il corretto svolgimento delle udienze. Qui vedete la firma di Gabriella Mollica Lulù e il presidente Rodolfo Palermo.
il Gabriella Mollica Lulì e il presidente Rodolfo Palermo, scrive così Gazzetta del Sud, in questo ampio servizio di Rocco Muscari. E noi chiudiamo con la previsione meteo, che dice ancora cieli sereni o poco nuvolosi, domani temperature in calo, oggi comunque ancora grande caldo per quanto riguarda questa estate 2017, che purtroppo si sta caratterizzando per i continui incendi che stanno mettendo dunque KO intere montagne in tutta la provincia e soprattutto nella Locride. Tanto lavoro ancora per Vigili del Fuoco, Protezione Civile e lavoratori dunque di Calabria Verde, e ancora divampano dalle prime ore di questa mattina migliaia di ettari ancora di montagne in tutta la provincia. La rassegna stampa ritorna domani alle 13.30, il nostro TG News con il resto delle notizie e servizi del giorno. Grazie per averci ospitato, buona giornata a tutti. Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet prefinito. Cars, nelle sue 7 essenze lignee, frassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrah, ha creato 4 collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti dal 30 al 60%. A due passi dalla storia millenaria di Locri e Pinzefiri c'è Agriturismo Rutolo. Tutto come madre natura ha creato. I frutti della terra a chilometro zero, direttamente alla tua tavola, dall'olio al vino, agli ortaggi, per dare ancora più risalto al nostro ristorante, dove si possono gustare i piatti prelibati dell'antica tradizione calabrese. Le nostre camere, munite di ogni comfort per un sano relax, immersi nella natura della terra dei greci. Agriturismo Rutolo è frutto di fatica quotidiana, dove il sudore stilla goccia a goccia per donarvi un prodotto di assoluta genuinità. Agriturismo Rutolo, Contrada Rutolo, Moschetta di Locri. Tutto come un tempo.
La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Patrizia Papandrea Couture crea abiti sartoriali artigianali unici, con i migliori tessuti italiani, pizzi e merletti, realizzate con antiche tecniche del tombolo e fuselli. Linee di prêt-à-porter e cerimonia donne e bimbi, abiti che regalano emozioni uniche e che rendono ogni donna una donna di classe. Patrizia Papandrea Couture, Carbonia Marina. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo. Animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Lopi e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 077 28.